Partiamo mentre siamo ancora svegli, con una storiella che ho tratto da una raccolta singolare di barzellette, che è probabilmente la più antica raccolta di barzellette della cultura occidentale, risalente al IV-V secolo d.C., ma probabilmente le barzellette che contiene, oltre 250, sono più antiche di così. E vediamo se ci fa ancora ridere. Forse no, però ci introduce abbastanza felicemente proprio nel nostro argomento. Ci sono tre cittadini di Atene che sono un filosofo, un barbiere e un commerciante calvo che si stanno recando da Atene a Delfi. Camminano insieme, giunta la sera decidono di fermarsi a riposare lungo la strada e per sicurezza decidono di fare dei turni di guardia. Il primo a fare il suo turno è il barbiere, il quale, annoiandosi, non sapendo come passare il tempo, rade a zero il filosofo che aveva una folta capigliatura. Dopodiché lo sveglia perché ha finito il proprio turno di guardia. Il filosofo, ancora un po' addormentato, intontito, rintronato, come diremmo oggi, passandosi la mano sulla testa e non trovando più neanche un capello, esclama: quel barbiere è veramente un idiota, doveva svegliare me e ha svegliato il commerciante calvo. Il che magari non ci fa tanto sorridere, è una barzelletta un po' fredda, molto antica, ma al di là del fatto che ci faccia sorridere o meno, è sicuramente è il modo più efficace per rendere quell'idea di straniamento, senso di alterità che si prova nel passaggio dal sonno alla veglia, perché effettivamente il sonno è una dimensione che per noi, come per gli antichi, è piuttosto straniante. Nel campo della ricerca storica, la dimensione del sonno, della notte, è stata relativamente poco studiata, poco affrontata fino a una cinquantina d'anni fa, quando sono cominciati degli studi sempre più approfonditi sull'altra metà della storia, cioè su quella fase notturna che di solito nei libri di storia non si considera tanto, perché la maggior parte degli avvenimenti che noi troviamo ricordati nella manualistica storica sono avvenimenti che capitano di giorno. Ma la notte, al di là del fatto di essere il momento degli intrighi, il momento dei complotti, delle trame oscure, è lasciata abbastanza da parte dagli storici. Poi progressivamente ci si è concentrati anche su questi aspetti. Per esempio, uno studioso nordamericano, Melvin, ha scritto un libro dedicato alla notte intesa come frontiera e alla sua successiva conquista, per così dire, o colonizzazione da parte dell'uomo occidentale, che a partire dalla rivoluzione industriale praticamente si è concentrato nello sforzo di rendere la notte simile al giorno, di non interrompere mai l'attività produttiva e quindi migliorare l'illuminazione, migliorare il funzionamento di quelle macchine che sono in grado di produrre da sole e così via. Al di là di questi studi di carattere più sociologico e rivolti al tempo vicino a noi, ci sono poi anche molti studi condotti da storici dell'antichità, da filologi che si sono occupati propriamente del sonno e del sogno e che quindi fanno un po' da faro per questa nostra chiacchierata, come Giulio Guido Rizzi e Maurizio Bettini, che hanno scritto entrambi un libro interessantissimo sul tema del sonno e del sogno. Oppure come Angelos Kaniotis, che è uno studioso greco che, se vi interessa approfondire l'argomento, vi intrattiene con varie conferenze su questi temi, online, sulle varie piattaforme online. Quindi il sonno e il sogno come dimensione altra della storia che vale la pena di approfondire. Potremmo anche provare a sbizzarrirci, a trovare, spigolando qua e là nella letteratura antica e moderna, le definizioni più efficaci del sogno, a partire da Pindaro che chiama in gioco il sogno per definire la fragilità umana, quando dice che l'uomo è il sogno di un'ombra, una espressione alla quale fa eco Shakespeare nella Tempesta, quando dice che siamo fatti della stoffa di cui sono intessuti i sogni. Oppure anche celeberrimo Calderon de la Barca, come
con il suo dramma La vita è sogno, dove il gioco sta proprio nel contrasto fra il momento della veglia e il momento del sonno e sulla difficoltà di distinguere qual è la vita vera fra le due. Una credenza indiana bellissima sintetizza questo senso di straniamento e di fragilità insieme della condizione umana vista attraverso il filtro del sogno quando dice che la vita dell'uomo non è che un sogno di Dio e forse potremmo aggiungere che sognare è essere svegli da un'altra parte. Da quale parte? Beh, per cercare di risolvere questa questione possiamo farci accompagnare prima di tutto da Erodoto, il grande storico greco che nel descrivere alcune delle popolazioni che abitavano la costa settentrionale dell'Africa, quella che gli antichi chiamavano Libia, si sofferma sul popolo degli Atlanti, un popolo per tanti versi misterioso che ha soprattutto due caratteristiche che colpiscono profondamente Erodoto. La prima è che non hanno nomi propri, quindi sembra che non sappiano riconoscere la propria identità individuale. Il nome è appunto l'elemento che contraddistingue l'individuo. E la seconda caratteristica è il fatto che non sognano mai, dice Erodoto, e anche questa è una cosa strana perché tutti i popoli sognano, perlomeno questo è ciò che dice Erodoto. E anche il fatto di non sognare è un elemento che caratterizza gli Atlanti nel senso di non riconoscere la propria identità, perché il sogno è qualcosa di strettamente individuale, qualcosa che appartiene a noi soltanto. È difficilissimo condividere il sogno con altri e talvolta è anche difficile condividerlo con se stessi, nel senso che quando proviamo a rievocarlo facciamo difficoltà, abbiamo problemi a rievocarlo con precisione. Potremmo elencare tutti i termini, che sono molti, usati dai greci e dai romani per indicare il sogno, il sonno, i vari tipi di sogno, perché erano classificati e distinti in sogni provocati, diremmo noi, da un eccesso nella cena o dall'aver alzato un po' il gomito, oppure invece sogni veritieri. O comunque degni di essere sottoposti all'interpretazione perché ritenuti messaggeri degli dèi. Ecco, c'erano termini diversi per indicare tutti questi tipi di sogno, ma noi più che soffermarci su questi termini, vorrei che facessimo attenzione a una particolare lessicale interessante. Noi diciamo ho fatto un sogno, gli antichi invece dicevano ho visto un sogno. È una differenza che è solo apparentemente insignificante perché fare un sogno implica un ruolo attivo da parte di chi sogna e l'idea che il sogno provenga dall'interno, dall'interiorità dell'individuo, che sia la mente o la psiche o l'inconscio, chiamiamolo come vogliamo, comunque dà l'impressione che il sogno sia dentro la persona e venga fuori quando si sogna. Vedere un sogno invece dà la sensazione che la persona veda materializzarsi davanti ai propri occhi una realtà altra, molto diversa da sé, che comunque non nasce dentro la sua coscienza, ma viene da un insondabile altrove, che è una cosa singolare, ma non è poi così strana se la collochiamo nella sua cornice mentale, cioè quella del periodo arcaico greco che ci viene illustrata da Omero. E in particolare c'è un episodio che rende bene l'idea di quello che voglio dire. E c'è il famoso episodio nell'Iliade in cui Achille è furibondo nei confronti di Agamennone perché Agamennone gli vuole sottrarre la sua schiava preferita. Achille sta per scagliarsi su Agamennone con la spada sguainata, lo vediamo in questa immagine del Tiepolo che si trova alla Villa Valmarana, e però all'ultimo istante, prima di compiere il gesto irrimediabile, viene afferrato per i capelli dalla dea Atena, la vedete qui nell'angolo a destra, lo prende per i capelli e lo trattiene. Quello che nella nostra mentalità sarebbe stato un ripensamento di Achille, un atto di saggezza, un cambiamento di idea dell'ultimo minuto, viene attribuito a un'entità esterna.
perché i sentimenti, i moti dell'animo, gli atti della volontà nell'età arcaica vengono presentati in questo modo, sentiti e interpretati come qualcosa che viene da fuori, che è portato dalla divinità. E allo stesso modo, quindi, si può interpretare anche il sogno come qualcosa che viene da fuori e che perciò il sognatore non produce, non fa, ma vede. Se dunque il sogno è qualcosa che sta da qualche altra parte e appare agli occhi degli uomini, si può cercare di ricostruire dove sta e in compagnia di chi si trovano i sogni. Si trovano in compagnia degli dèi della notte, naturalmente. I sogni sono personificati e fanno parte di quella famiglia di divinità notturne, delle quali la più famosa e la più importante è la dea Nyx, la notte, Nyx in greco, che è la dea che genera il sonno, i sogni e poi una serie di altre divinità che le stanno accanto. C'è tra le divinità notturne anche Ecate, che vediamo qui, che però è più legata al mondo notturno inteso come mondo oscuro, infernale, e quindi non entra direttamente nel discorso sui sogni. Invece, della famiglia dei sogni e della famiglia dei figli della notte sono parte Ipnos e Thanatos. Ipnos è il sonno, Thanatos è la morte. Sono due fratelli gemelli, come si vede in questa immagine tratta da un cratere greco. Sono molto somiglianti al punto che li possiamo riconoscere e distinguere solo attraverso il nome che è scritto accanto a loro, qui. E sono rappresentati come due figure alate che in questo caso accompagnano il corpo del defunto, l'eroe defunto nell'oltretomba. Normalmente queste divinità alate hanno le ali sulle spalle, ma nel caso di Ipnos è più frequente che siano collocate sulle tempie, come vediamo in questi esempi, dove anche quando l'ala è caduta per cause fortuite nel corso dei secoli, però si vede ancora abbastanza nitidamente che è collocata proprio sulla fronte, accanto all'attaccatura dei capelli. E le ali sono un elemento che caratterizzano tutte le divinità che si spostano, che viaggiano, quindi anche il sonno, anche i sogni viaggiano e si spostano. Nella cultura occidentale, nella poesia di tutta l'Europa e del mondo occidentale, una delle divinità notturne più popolari è sicuramente Morfeo. Morfeo, che addirittura è identificato in qualche caso nella poesia occidentale con il sonno. In realtà, però, Morfeo è una divinità che compare relativamente tardi, mentre Nyx, Ipnos, Thanatos, i sogni sono presentati già nella poesia esiodea. Morfeo compare solo nel periodo ellenistico, nel periodo alessandrino e poi in quello romano, e è presentato come una divinità alata, anch'essa, che dà forma ai sogni. Il suo compito è quello di dare a questa massa amorfa che sono i sogni, che non hanno una configurazione propria e autonoma, la forma che di volta in volta devono assumere. Quindi è un dio molto importante e il suo nome Morfeo deriva proprio da Morfè, appunto forma. Naturalmente tra i sogni si possono distinguere i sogni piacevoli e quelli che noi chiamiamo gli incubi, e gli incubi sono quelli che opprimono pesantemente il dormiente, che gli danno una sensazione di soffocamento, che lo fanno sentire come schiacciato da un peso insopportabile. Non per caso l'incubo in greco si chiama efialte o epialte, che sta a indicare proprio ciò che incubus indica in latino, cioè il giacere sopra, il salire sopra. E l'incubo schiaccia appunto sul petto la persona che sta dormendo. Tra le divinità che hanno a che fare con il mondo del sonno e dei sogni, si potrebbe anche inserire, volendo, il dio Dioniso, perché il dio Dioniso manda molti sogni, più che sogni manda delle visioni e delle apparizioni che sono molto spesso il frutto del delirio, delle conseguenze dell'ebbrezza che domina
le celebrazioni in onore di Dioniso e che si impadronisce di coloro che fanno parte del suo corteggio. Ma nel caso di Dioniso, le visioni che accompagnano i suoi culti sono spesso sull'orlo del delirio, della follia, quindi ci spalancherebbero una porta che ci immette nel mondo sterminato, appunto, della follia, e in questo contesto non possiamo affrontare una incursione di così vasto respiro e quindi salutiamo Dioniso e lo lasciamo da parte per questa volta. Ci soffermiamo invece, oltre che sugli dei che abbiamo elencato, anche su qualche personaggio particolarmente legato al tema del sonno e del sogno, ma che non è necessariamente un dio, perché ci sono anche molti eroi che sono legati al tema del sonno e del sogno. E vorrei presentarvi qui il vincitore della palma di Dormiglione più accanito di tutta la mitologia classica. Questo è Endimione, che è un personaggio variamente ricordato dalle fonti. Si dice che comunque fosse un pastore di straordinaria bellezza e che la luna, la dea Selene, si fosse invaghita di lui e per poter godere delle sue grazie e a piacimento tutte le notti aveva ottenuto di farlo sprofondare in un sonno senza fine. Altre versioni del mito dicevano che era stato invece il dio Ipnos, proprio il dio sonno in persona, a innamorarsi di Endimione e quindi a provocargli questo sonno interminabile. Altre fonti ancora più maliziose dicevano che Endimione aveva messo gli occhi su Era, la moglie di Zeus e regina degli dei, e Zeus, che era un gran Don Giovanni, ma che era anche molto geloso della sua legittima sposa, aveva ottenuto come punizione eterna per Endimione appunto un sonno interminabile. Questo bel addormentato nel bosco aveva, secondo un'ultima versione del mito, ottenuto invece per se stesso, chiedendolo quindi lui in persona dagli dei, di potersi addormentare di un sonno senza fine invece di morire. E qui c'è quel legame sottile ma inquietante tra il sonno e la morte che è già presente nella Teogonia esiodea quando ci viene detto che Ipnos e Thanatos sono fratelli e che ricorre come un filo conduttore costante in tutta la tradizione classica greca e non solo. Quindi Endimione che dorme o forse invece è morto, chissà. Se Endimione dorme tantissimo, c'è anche chi dorme molto meno, ma dorme nel momento sbagliato, per così dire. E questo è il caso di Arianna, la mitica eroina figlia del re Minosse di Creta, che, come sapete, era rimasta sorellastra del Minotauro perché sua madre, Pasifae, aveva generato un orribile mostro per metà uomo e per metà toro, unendosi a un toro sacro al dio Poseidone. Come sappiamo, questo Minotauro era stato rinchiuso nel labirinto, poi aveva delle abitudini gastronomiche alimentari particolari perché si nutriva esclusivamente di ragazzini di buona famiglia ateniese e quindi Teseo, che era il figlio del re di Atene, Egeo, decide di andare a uccidere il Minotauro per liberare i suoi concittadini da questa tremenda schiavitù. E non riuscirebbe nel suo intento se non ci fosse Arianna, perché il Minotauro è chiuso nel labirinto si può entrare, ma è difficilissimo uscire e come sappiamo, come ci dice anche la proverbiale espressione filo d'Arianna, è proprio Arianna che insegna a Teseo a entrare nella prigione del Minotauro, sciogliendo, facendo srotolare il gomitolo di filo che lei gli ha dato, per poi riseguirlo a ritroso e trovare la via d'uscita. Voi direte cosa c'entra il sonno con tutto questo? C'entra perché Arianna ottiene di poter seguire Teseo ad Atene, quindi sale con lui sulla sua nave, innamorata perdutamente di questo giovane eroe ateniese. Durante il viaggio di ritorno, la nave di Teseo fa scalo nell'isola di Nasso, o nell'isola Dia, non sappiamo bene quale, comunque in un'isola. E Arianna, che secondo una versione del mito soffriva di mal di mare, scende a terra e si sdraia sotto un albero sulla spiaggia per riposare. Si addormenta e quando si sveglia la nave non c'è più.
il tipico episodio del marito che dimentica la moglie sull'autogrill, sull'autostrada, quando si ferma a prendere il caffè. Poi ad Arianna le cose non vanno così male perché Dioniso si innamora di lei e la sposa, ne fa quindi la sposa di un dio, che è un partito ancora meglio che il figlio del re di Atene. Comunque Arianna dorme nel momento sbagliato, per così dire. Dove si trova il mondo dove i sogni, il sonno risiedono abitualmente quando non vanno a visitare gli uomini? Ci sono molti poeti che hanno provato a descrivere il mondo dei sogni, si sono lanciati in descrizioni che molto spesso sono di straordinaria bellezza e poesia, come la descrizione della casa del sonno in Ovidio, nelle Metamorfosi, che vedete trascritta in questa slide. Per chi non la vedesse, ve la leggo. Dove stanno i cimmeri, c'è una spelonca dai profondi recessi, dimora occulta del pigro sonno, nella quale con i suoi raggi mai può penetrare il sole. Dal suolo, in un chiarore incerto di crepuscolo, salgono senza posa nebbie e foschie. Vi domina il silenzio e la quiete. Solo da un anfratto della roccia sgorga un rivolo dell'Ete, la cui acqua scini e concilia il sonno. Al centro della grotta si alza un letto d'ebano imbottito di piume e coperto di un drappo scuro dove dorme il nume, e tutto intorno giacciono alla rinfusa le chimere dei sogni. Una descrizione estremamente suggestiva, nella quale gli elementi dominanti sono la spelonca, quindi l'idea della oscurità, la nebbia e la foschia che attenuano e ottundono i confini delle cose, il silenzio, la quiete, il fiume Lete, che altro elemento inquietante associa il mondo del sonno al regno dei morti, quel fruscio leggerissimo dell'acqua che concilia il sonno e poi quel grande, meraviglioso letto con il materasso imbottito di piume dove dorme il sonno. E qui abbiamo anche la descrizione dei sogni che sono sparsi alla rinfusa, noi possiamo immaginarceli come degli abiti buttati via sul pavimento da qualcuno che ha fretta di andare a dormire. Ecco, i sogni sono alla rinfusa, sono perennemente confusi nei loro contorni ed è proprio una caratteristica che li rende difficilmente descrivibili. Dove sia poi questa casa del sonno non sappiamo, perché dire dove stanno i cimmeri vuol dire da qualche parte, ma non è detto dove, perché i cimmeri sono un popolo semimitico la cui collocazione rimane confusa e piuttosto vaga. Molti altri poeti poi hanno descritto il regno del sonno e dei sogni. E un'altra descrizione molto divertente è quella che si legge nella storia vera di Luciano di Samosata, dove, come sapete, viene descritto il viaggio del protagonista con alcuni suoi compagni in giro per il vasto oceano, alla ricerca delle terre che si favoleggiava esistessero al di là del fiume Oceano. Durante questa avventurosissima spedizione che porta i protagonisti addirittura sulla luna e poi dentro il ventre di una balena, anticipando di molti secoli le avventure di Pinocchio, di Geppetto, ecco, c'è anche proprio la descrizione dell'isola dei sogni che appare sfumata e indistinta allo sguardo. Si ritirava mentre noi ci accostavamo e ci sfuggiva retrocedendo sempre più, che è di nuovo un modo per indicare quell'aspetto sfuggente, evanescente dei sogni che a mano che noi cerchiamo di descriverli nel dettaglio, di ricordarceli con precisione, sfuggono invece immediatamente allo sguardo. Nell'Isola dei Sogni Luciano trova dei templi, uno dedicato alla notte, uno dedicato al gallo, che è il contrario della notte perché sveglia con il suo canto. Troviamo la capitale con le strade popolate dai sogni e quindi i protagonisti ritrovano i loro sogni, li riconoscono, camminano per strada e li individuano con facilità. Ma soprattutto quello che colpisce Luciano è la presenza delle misteriose porte dei sogni, che non sono un'invenzione di Luciano, si trovano in molti altri poeti antichi.
ma che Luciano moltiplica. Nella tradizione le porte sono due, nella versione di Luciano sono quattro. Sono un elemento fondamentale che distingue il mondo dei vivi dal mondo dei morti, segna una cesura, il mondo della veglia dal mondo del sonno. Sono quello sbarramento che impedisce che le due dimensioni si confondano. Soltanto i sogni possono passare attraverso queste porte, i sogni o gli dèi, perché agli uomini tutto questo è precluso. La descrizione delle porte dei sogni si legge già in Omero, ritorna poi nei massimi poeti latini. Omero ci dice chiaramente che due sono le porte dei sogni inconsistenti, una ai battenti di corno, l'altra d'avorio. Quelli che vengono fuori dal candido avorio avvolgono d'inganni la mente, parole vane portando. Quelli invece che escono fuori dal lucido corno, verità li incorona se un mortale li vede. E qui i critici moderni e gli interpreti antichi si erano scervellati per riuscire a capire perché mai la porta di corno faccia passare i sogni veritieri e quella d'avorio invece i sogni ingannatori. Non entriamo in questa discussione, ma ci limitiamo a ricordare che la porta, le porte, anzi, dei sogni sono appunto fondamentali per distinguere le due dimensioni, così come ricorrono costantemente nella separazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tant'è vero che spesso nei sarcofagi come questo compaiono raffigurazioni di porte. I sogni possono passare solo loro attraverso queste porte, possono essere ingannatori o possono essere veritieri, bisogna saperli interpretare. Come si fa a interpretarli? Gli antichi avevano elaborato dei sistemi abbastanza scientifici nel loro genere per interpretare appunto i sogni. E parleremo allora adesso dell'oniromanzia, che è appunto la tecnica di interpretazione dei sogni, e accenneremo all'incubazione, che è un particolare procedimento in base al quale il sogno porta addirittura alla guarigione degli ammalati. Proviamo a vedere questi due aspetti, partendo dall'interpretazione dei sogni, cioè dall'oniromanzia. Ci sono dei casi in cui i sogni non hanno bisogno di essere spiegati, non hanno bisogno perché si spiegano da soli, non che siano chiari, ma danno essi stessi gli elementi necessari per interpretarli. È un caso come quello del sogno delle oche di Penelope. Penelope nell'Odissea è una grande sognatrice e a un certo punto sogna che le sue bellissime 20 oche, mentre stanno pascolando su un prato, vengono aggredite da una grandissima aquila scesa dalle montagne vicine. L'aquila si avventa sulle oche, ne fa strage e le abbandona insanguinate, poi se ne vola via. Penelope non si sveglia, resta immersa nel suo sogno, ma è angosciata, terrorizzata da questa visione, che naturalmente non capisce. E allora l'aquila ritorna da lei, assume voce umana e le spiega il significato di ciò che ha sognato. Le dice che le oche simboleggiano i pretendenti, cioè i proci, l'aquila simboleggia l'eroe che ucciderà i pretendenti, cioè Ulisse, e quindi in qualche modo spiega quello che succederà e è il sogno stesso, un protagonista del sogno stesso, che spiega il significato del sogno a chi ha sognato. Quindi in questo caso Penelope non ha bisogno di ricorrere agli interpreti di sogni. Ci sono poi degli altri casi in cui invece il sogno non ha bisogno di essere interpretato perché è chiarissimo, perché è trasparente. Esempio, il sogno di Nausicaa, sempre nell'Odissea. Nausicaa è la giovane figlia del re Alcino dei Feaci e si sta avvicinando all'età in cui convolerà a nozze. Nel momento in cui va a dormire, una notte, sogna una sua compagna di giochi, una sua amica d'infanzia, che dalle sue sembianze in realtà ha una divinità, perché nelle sembianze di questa sua amica si cela la dea Atena. E questa amica divina la induce ad andare il giorno dopo, la esorta ad andare il giorno dopo a fare il bucato, che potrebbe sembrare un originale spot pubblicitario per un detersivo,
Ma in realtà è un invito a prendere atto del fatto che bisogna preparare il corredo, perché ormai le nozze sono imminenti. Questo sogno non è particolarmente complesso da interpretare, infatti Nausicaa lo capisce immediatamente e la mattina dopo si precipita a fare il bucato, come le ha detto la dea Atena. Ma è un sogno che ha un interesse particolare per noi, non soltanto perché si spiega da solo, ma perché ci fa capire come esistano dei sogni nella visione della mitologia che sono considerati non soltanto premonitori del futuro, ma tali da creare le condizioni perché il futuro si realizzi e si materializzi in un determinato modo. Se Nausicaa non fosse andata sulla spiaggia quella mattina, non avrebbe incontrato Ulisse, non l'avrebbe introdotto a palazzo e quindi Alcino non avrebbe potuto aiutarlo per prepararsi e ritornare in patria. Quindi la storia seguente è condizionata dal sogno che Nausicaa ha fatto. In qualche modo il suo sogno è stato la causa di quello che è successo dopo. E questa è una delle categorie che gli studiosi di oniromanzia antichi riconoscevano come una classe specifica di sogni che possono capitare agli uomini. Ma nella norma i sogni non erano così facili da interpretare, c'era bisogno di qualcuno che li spiegasse, che li interpretasse. L'arte dell'oniromanzia era stata ideata secondo la tradizione mitica da Prometeo, il titano che aveva inventato tutte le tecnai, tutte le arti dell'uomo e le aveva donate agli uomini perché gli uomini erano rimasti privi di ogni altra risorsa e dovevano ingegnarsi in qualche modo per sopravvivere. Qui in questa coppa laconica vedete la famosa punizione di Prometeo che è incatenato al Caucaso e un'aquila gli divora il fegato, punizione che Zeus gli ha imposto proprio per questa sua generosità nei confronti dell'uomo, per questo suo donargli tante tecnai. Però Prometeo è l'inventore dell'oniromanzia, ma il primo interprete di sogni che noi conosciamo lo troviamo in Omero e si chiama Euridamante. È un interprete di sogni troiano che ha la sfortuna di non saper prevedere, pur essendo lui un indovino, la sorte terribile dei suoi due figli che saranno entrambi uccisi da Diomede. Questo è un interprete di sogni mitico, ma poi ci sono anche gli interpreti di sogni storici, perché, come dico, l'attività dell'interpretazione dei sogni era un'attività riconosciuta, ufficiale, praticata in Grecia come a Roma e soprattutto nelle grandi città. All'epoca di Alessandro, quando Alessandro si prepara per la sua spedizione in Oriente, si fa accompagnare da un folto gruppo di specialisti e tra questi c'è anche un interprete di sogni speciale che lo segue proprio con il compito di interpretare i sogni che vengono fatti da Alessandro stesso e da altri personaggi del suo gruppo durante il viaggio. Questo interprete si chiama Aristandro di Telmesso. E si racconta un aneddoto interessante sulla sua capacità di indovinare il futuro attraverso i sogni, che è interessante per noi anche perché ci fa vedere quali erano i metodi che venivano usati, anzi uno dei metodi che venivano usati per interpretare i sogni. Alessandro, che vedete qui in basso a sinistra, una notte fa un sogno, nella realtà sta stringendo d'assedio la città di Tiro, siamo agli inizi della sua spedizione in Asia e la città di Tiro non vuole saperne di arrendersi, continua a opporre una fiera resistenza al suo assedio, quindi Alessandro è piuttosto preoccupato. Una notte sogna un satiro simile a quello che vedete qui, questo è il fauno Barberini, i satiri sono creature ferine, piuttosto inquietanti, che si associano a una dimensione selvaggia della natura e quindi fanno piuttosto paura. Quindi Alessandro non è tranquillo per questo sogno e manda subito a chiamare Aristandro di Telmesso, il quale gli spiega che satiro si dice satyros, e si divide in due parti questo nome, Sa, che vuol dire tua, e Tyros, che è il nome di Tiro.
quindi il verdetto di Aristandro è: stai tranquillo, Alessandro, Tiro sarà tua. E questo è un modo curioso per noi, ma usuale secondo gli interpreti di sogni antichi per interpretare i sogni, il metodo linguistico, potremmo dire, il metodo etimologico. Il modo di interpretare i sogni è illustrato per noi nel modo più esauriente da un grande interprete di sogni che era Artemidoro di Daldi. In realtà era di Efeso, ma si faceva chiamare Artemidoro di Daldi in onore di sua madre, che era nativa di questo piccolo villaggio. Artemidoro ha fatto l'interprete di sogni per tutta la vita, faceva la sua professione nelle città. E aveva probabilmente uno studio, come, un po' come andare dallo psicologo, dallo psicanalista oggi, ma avevano gli interpreti di sogni meno famosi, meno importanti di lui, avevano qualche volta anche il banchetto al mercato, facevano il loro mestiere lungo la strada. Quindi era un'attività che si prestava a essere svolta a diversi livelli. Ma Artemidoro è un personaggio estremamente interessante per noi, siamo nel secondo secolo d.C., perché ci ha lasciato un manuale intitolato proprio Il libro dei sogni o Onirocritica, nel quale ha raccolto tutta la sua esperienza di tutta una vita come interprete di sogni, quindi raccogliendo le idee correnti sulla sua professione, il frutto delle sue esperienze personali. È uno straordinario campionario di sogni che gli venivano raccontati dai suoi pazienti, possiamo chiamarli o clienti, e che poi lui interpretava secondo schemi diversi. Un sistema era quello etimologico che abbiamo detto, un altro era quello dell'associazione di idee, un altro era quello del ricorrere a specifici simboli, come nel caso del primo sogno che viene qui elencato. Alla fine del suo libro, in effetti, Artemidoro raccoglie una serie di sogni che gli sono stati raccontati dai suoi clienti, mettendoli giù così come gli sono stati raccontati. Quindi sono una specie di antologia, una serie di raccontini molto vivaci, che qui ho sintetizzato per farvi qualche esempio. Un tale sognò che dal suo capo fosse cresciuto un olivo. Interpretazione di Artemidoro, doveva dedicarsi alla filosofia perché l'olivo è l'albero sacro della dea Atena, che è la dea della saggezza, metodo quindi dell'associazione di idee. Un tale sognò di avere nel materasso dei chicchi di grano invece dei consueti fiocchi di lana. Questo significa che un futuro di abbondanza e di ricchezza attende il nostro sognatore, perché i chicchi di grano sono segno di ricchezza. Ma è anche un dettaglio interessante perché ci dice che normalmente nei materassi non c'erano i chicchi di grano, evidentemente, ma c'erano i fiocchi di lana. Quindi abbiamo uno spiraglio per farci un'idea di come erano fatti i letti. Più difficile invece spiegare altri sogni sui quali lo stesso Artemidoro glissa un po', non ci dice nulla di specifico. Un tale sognò di subire una metamorfosi e avere zampe di orso, ma chissà. Un tale sognò di avere nel deretano una bocca con denti grandi e belli. E poi Artemidoro prosegue dicendo che questo tale sogna di nutrire questa bocca con pane e formaggio. In questo caso però non ci dice assolutamente che interpretazione ha proposto. In ogni caso, Artemidoro ci offre un panorama veramente a 360 gradi del modo di interpretare i sogni nel mondo classico. E quindi la sua lettura è ancora oggi abbastanza divertente e interessante, non solo per chi deve fare studi sul sogno, ma anche per chi vuol farsi un'idea della vita quotidiana, o della vita notturna, forse, degli antichi che ci hanno preceduti. Accanto all'oniromanzia c'era poi una pratica particolarmente diffusa che aveva anch'essa a che fare con i sogni e più precisamente con la guarigione attraverso il sogno, che era la pratica della incubazione. L'incubazione si praticava anche in contesti diversi da quelli della guarigione della malattia. Ma qui ci soffermiamo in particolare sull'incubazione praticata nei santuari del dio della medicina, Asclepio, che vedete qui riprodotto. Il concetto era piuttosto semplice, si trattava di recarsi nei santuari del dio Asclepio, il più famoso era quello di Epidauro, ma ce n'erano di altrettanto famosi a Pergamo e a Kos,
dove si era sviluppata la famosa scuola di Ippocrate, il grande medico. A Epidauro forse siamo più, con Epidauro siamo più familiari perché tutti quanti hanno visto almeno una volta, se non in persona, la riproduzione del meraviglioso teatro di Epidauro che vedete qui. Ma accanto al teatro c'era un complesso nel quale si trovavano, qui vediamo un modellino ricostruttivo perché i monumenti sono ridotti a pochi resti, un tempio dedicato al dio Asclepio, la tholos, nella quale secondo una tradizione si tenevano i serpenti sacri al dio, e poi intorno un porticato. Cosa succedeva? Il fedele arrivava, si purificava con dei rituali particolari, qui i medici e i sacerdoti erano talvolta persone uguali, talvolta persone diverse, si identificavano, erano comunque in stretta sintonia, lavoravano insieme. E dopo la purificazione, dopo i rituali sacri in onore del dio Asclepio, veniva offerto un sacrificio e poi il fedele andava sotto questo portico, che si estendeva su tutti i lati del cortile, e passava la notte in attesa di quella visione, di quel sogno che doveva portargli la guarigione. Naturalmente non avveniva sempre la prima notte, quindi alle volte gli ammalati stavano lì per settimane o per mesi addirittura, e non sappiamo bene fino a che punto i sacerdoti medici intervenissero con delle sostanze allucinogene, psicotrope. Sappiamo che si usavano i semi di papavero per dormire, sappiamo che c'erano molte sostanze che venivano utilizzate, delle droghe, che probabilmente avevano un ruolo e una funzione specifica nel favorire questi sogni, che davano poi un senso di benessere, non sappiamo quanto reale, quanto invece psicologico, tale per cui i fedeli molto spesso se ne andavano davvero soddisfatti e guariti. Lo sappiamo da una serie di documenti, alcuni dei quali veramente commoventi, come le cronache di Epidauro, che sono dei resoconti di guarigioni avvenute o presunte nel santuario, oppure come gli ex voto che vediamo in queste immagini, se ne trovano un po' nei santuari principali di Asclepio, che riproducono gli organi che sono stati risanati, quindi gli occhi, le orecchie, il seno, gambe, braccia, guardate quanti ce ne sono. Tutti frutto delle guarigioni più o meno miracolose, più o meno accertate che avvenivano in questi santuari. Abbiamo poi anche un documento d'eccezione costituito dai Discorsi sacri di Elio Aristide, che era un grande oratore, un grande retore, ma era anche un insopportabile ipocondriaco e costantemente concentrato sulla propria salute, salute che gli faceva un po' difetto, bisogna riconoscere. E certo non migliorava con le terapie alle quali era sottoposto, che consistevano, quando andava bene, nel tagliuzzarlo tutto. Comunque, al di là del fatto che è costantemente concentrato sulla propria salute, in un modo per noi anche un po' tedioso, Elio Aristide ha lasciato anche dei resoconti dettagliati di tutti i suoi sogni che in qualche modo lo hanno aiutato a venire fuori da queste sue malattie. Certo è che il grande medico Ippocrate diceva che supplicare gli dèi è una buona cosa, ma pur chiedendo aiuto agli dèi è bene aiutarsi da sé, che è qualcosa che anche per noi oggi può essere un utile ammonimento. Ci resterebbe da parlare, se volessimo, anche degli aspetti pratici del sonno e dei sogni, in particolare del luogo dove, non dove stavano i sogni, ma dove stavano i sognatori, ossia i letti. Sappiamo che i letti dovevano essere un mobile estremamente importante della casa. Nell'arredamento delle abitazioni non c'erano tantissimi mobili nel mondo antico, per di più poi sono andati quasi tutti distrutti perché erano di materiali deperibili e quindi non abbiamo una grandissima documentazione diretta, però abbiamo tante riproduzioni di questo mobilio, per esempio nella ceramica, come in questo caso, e possiamo farci un'idea di come erano fatti sia i letti dove si dormiva, sia quei divani che erano simili ai letti e che si usavano per il banchetto, perché come sappiamo
i banchettanti stavano semisdraiati su un fianco, appoggiandosi su morbidi cuscini per mangiare, appunto. Il cibo era sminuzzato, era tagliuzzato, quindi si poteva prendere da questi tavolini che erano collocati accanto alle clinai, direttamente con una mano sola e senza bisogno di usare forchette e coltelli per tagliare il tutto. Quindi i letti ci sono noti sia come luoghi dove sdraiarsi per banchettare, sia come letti per il banchetto funebre, come in questo caso, questa è la tomba del tuffatore di Paestum, sia anche come letti veri e propri per dormire. Nel mondo etrusco abbiamo la possibilità di servirci di un altro strumento interessante di conoscenza, che sono i sarcofagi con raffigurazione sul coperchio dei defunti semisdraiati, e il coperchio assomiglia per l'appunto alla struttura di un letto. In qualche caso ci sono anche giunti dei letti integri che dovevano costituire, come in questo caso, un letto funebre che serviva per portare la salma dal luogo dove la persona era morta alla sua sepoltura. E anche gli etruschi usavano rappresentare banchetti funerari nelle pitture delle loro tombe, come in questa tomba di Tarquinia. I romani, anche loro avevano dei letti nelle loro camere da letto, avevano dei letti nelle loro sale da pranzo. Abbiamo la possibilità di ricostruire qualche dettaglio in più grazie ai rinvenimenti degli scavi di Pompei, come nella casa del Menandro, dove è stato trovato una serie di elementi materiali che ci permettono di ricostruire questo letto, costituito, come vediamo, di una struttura lignea, con una intelaiatura che poteva essere di legno, in altri casi era fatta di corregge di cuoio, e con un rilievo per appoggiare la testa con il cuscino. Ci può sembrare un letto comodo, un letto simile ai nostri, immaginandolo poi con quei materassi di piume o di fiocchi di lana di cui abbiamo parlato. In realtà però dormire non era così semplice nel mondo antico, in particolare a Roma, e sarebbe interessante poter fare uno studio su che cosa si intendeva nell'antichità per dormire bene, quante ore i nostri antenati dormivano, se si svegliavano spesso oppure no. Certo è che i bambini venivano fatti addormentare con delle ninnanande, che ci sono note soltanto attraverso rielaborazioni poetiche, ma che dovevano essere un patrimonio orale trasmesso dalle nonne, dalle mamme, dalle balie. Per contro, la gente non adulta faceva fatica a dormire qualche volta per le maledizioni che venivano lanciate dai nemici personali, e una delle maledizioni più frequenti era quella proprio di augurare al nemico personale l'insonnia perenne. Quindi doveva essere una punizione abbastanza atroce. Ma di questo non abbiamo il modo di soffermarci in questo momento, perché possiamo affrontare come ultimo argomento i notturni poetici che ci sono noti attraverso la poesia greca e latina, e dei quali ho scelto questo frammento famoso di Alcmane, che ci elenca tutti gli elementi di un paesaggio naturale che si sono addormentati, per così dire. Quindi l'atmosfera notturna è creata non dalla ricostruzione di particolari ambienti, ma dall'elencazione di tutto ciò che dorme. Dormono i monti, dormono le cime, gli strapiombi, i poggi, le fenditure, la selva, tutto ciò che sulla terra nera striscia e ne vive, quindi tutti gli animali, le fiere dei monti, il popolo delle api, i mostri degli abissi del mare inquieto. Dormono le stirpi degli uccelli che aprono le ali. Dormono tutti. Quello che Alcmane non dice è che dormono anche gli uditori di questa chiacchierata, e quindi è meglio se mi fermo e vi ringrazio dell'attenzione.